Sì, abbiamo disputato una grande prestazione, qualità di gioco, per attenzione, anche soffrendo, siamo stati bravi anche a soffrire quando c'era da soffrire, ma sicuramente una grande partita con note positive come Zamariol, come tutto un po'. In tutte le zone del campo e soprattutto abbiamo vinto con una squadra che in casa aveva sempre vinto. Sono sincero, a tratti i primi 20 minuti ho rivisto il Gubbio di 10 anni fa come qualità di gioco, di palleggio, quindi una squadra che è sempre in crescita sul piano tecnico e quindi sono contento per i ragazzi perché stanno facendo grandi cose. Questa deve essere la nostra mentalità, rispetto di tutti, paura di nessuno. E come dico sempre, lavoriamo per cercare di vincere, non è che lavoriamo per non ottenere risultati positivi. Quindi c'è questa crescita continua, dobbiamo farlo anche a Carpi, giochiamo con un'altra squadra forte, però noi andremo a Carpi a giocarci. Sicuramente la squadra c'era, c'è dall'inizio, poi abbiamo avuto qualche problema fisico, io il Covid, come tutti sapete, quindi qualche difficoltà c'è stata, ma la squadra la prestazione l'ha sempre fatta, quindi noi eravamo tranquilli, nel senso non molto tranquilli perché la classifica non diceva belle cose, ma sapevamo che le prestazioni c'erano, ci sono state. E quindi avevamo la tranquillità da quella parte. Poi adesso vengono anche i risultati, quindi si prende più consapevolezza, più forza e riusciamo a fare qualcosa in più tutti quanti insieme. E uno punta sempre al massimo, no? Uno vuole sempre vincere tutte le partite e bisogna affrontare tutte quante come abbiamo fatto le ultime, perché abbiamo incontrato squadre di alta classifica e abbiamo dimostrato di poter giocare, quindi con grandissima umiltà. È un campionato molto duro, con una squadra molto, molto compatta, possiamo fare belle cose.